squadra abbia fatto una grandissima partita, veramente una prova di personalità, sicuramente in un campo non facile contro un'ottima squadra. I colleghi avevano visto bene, il primo tempo è stato un pochino sottotono e poi, come hai detto tu, ecco, è capitata questa palla un po' in maniera fortunosa qui al limite dell'area, a differenza di Crotone che il portiere l'ha parata, oggi è andata dentro. Ecco, noi abbiamo insistito moltissimo sul fatto che questa vittoria, a prescindere dagli effetti benefici che potrà avere per la vostra classifica, ma è pesante come un macigno ai fini della vostra autostima e della fiducia nei vostri mezzi, perché crediamo che molte volte voi forse stessi non avete magari pensato che tutto sommato un traguardo poteva essere raggiungibile, no, avete certe volte forse un po' timorosi, un po' non convinti dei vostri mezzi, anche perché magari vedendo che nonostante tanti tentativi venivate sempre ricompensati con un pugno di mostri. Oggi invece io credo che questa vittoria abbia veramente molto importante per questo profilo, di dare un grosso aiuto mentale. Sì, sicuramente quando ti trovi nelle parti basse della classifica diventa tutto più negativo, tutto più brutto. Credo che però la squadra non abbia mai perso l'autostima in se stessa, anche perché se manca quella possiamo smettere di giocare a calcio domani. Quello è una delle cose che ci deve mandare avanti e ci deve spingere verso l'obiettivo che per tutti sappiamo la salvezza, e quindi bisogna comunque riproporre partite come quella di oggi. Ecco, oggi c'erano circa 300 tifosi del Padova, li ricordiamo anche perché appunto non era facile venire in un giorno feriale, una serata anche non facile dal punto di vista climatico fino a qui. Tu forse li hai addirittura visti in faccia perché erano a pochi metri da voi. Vogliamo anche oggi magari spendere una parola di ringraziamento per questa gente che fa tanti sacrifici tutte le settimane per venirvi a vedere un po' in giro per l'Italia. Da padovano non potrei mai parlare male dei miei tifosi, ecco. Comunque si sono sempre comportati bene con noi, anche oggi hanno dato prova di star vicino alla squadra e fortunatamente oggi siamo stati anche ripagati di questa fiducia che settimana dopo settimana ci danno. Quanto dovrebbe, secondo te, può essere il modo ideale a questo punto per la vostra squadra? Potrebbe essere un esperimento questo che è confermato per le prossime settimane, anche considerato che poi c'è il recupero magari di qualche pedina importante, il compagno di squadra di reparto, Tommaso Rocchi, dovrebbe essere pronto forse già per la prossima gara, dovrebbe essere comunque a disposizione. Ma queste sono comunque valutazioni che farà il mister in base magari alle squadre avversarie che troveremo, in base a come ci fa la settimana. Ricordo che comunque questo modulo era quello che la squadra ha adottato tutto il ritiro e anche la prima partita del Napoli, quindi diciamo che i meccanismi si conoscono bene. Il 4-4-2 aveva portato comunque degli ottimi risultati, secondo me,